Allora, benvenuti, benvenuti, benvenuti su Radio Caserta Web. Un bacio ai nostri ascoltatori, un abbraccio va anche in regia al nostro Cleo. E allora, quest'oggi abbiamo un grandissimo ospite, un carissimo amico che è passato a trovarci. E salutiamo con un grande abbraccio anche Carmine Capasso. Ciao a tutti ragazzi e un saluto qui da Caserta. E allora Carmine, noi quest'oggi ovviamente faremo ascoltare anche le tue canzoni in corso di questa puntata, però è anche giusto che parli un po' di te, che esprima un po' cosa sei, sia a livello artistico ma anche a livello personale. Quindi io vorrei subito iniziare con le prime domande, no? Per iniziare un po' a conoscerti e soprattutto per chi non ti conoscesse, chi è Carmine Capasso? Allora, Carmine Capasso è un ragazzo di 24-25 anni che vive a Falciano del Massico, ahimè, provincia di Caserta, e sono un cantautore per il più conosciuto come chitarrista. Oggi nelle vesti di cantautore finalmente sto riprendendo un po' questa cosa che avevo accantonato da qualche mese e sono felice di riprendere. Beh Carmine, comunque noi siamo molto curiosi di sapere di te, di quello che sei, di quello che fai, e una domanda di preciso volevo domandarti ed è: cos'è per te la musica? La musica è quasi tre quarti di me, quindi visto che l'uomo è creato per la maggior parte in percentuale d'acqua, diciamo che me è acqua e musica, quindi... Ok, diciamo che le tue percentuali si dividono in più qualità, diciamo. Esatto, sì. Acqua, musica... E basta. 50 e 50, facciamo 50 e 50. Va bene, okay. Dai, facciamo così. E allora, noi vi ricordiamo intanto che potrete intervenire con i vostri messaggini o le vostre telefonate e vi indico i numeri. Allora, per intervenire con i vostri messaggi tramite WhatsApp telefonate al numero 338 75 92 214, mentre per telefonare in diretta per interagire con Carmine Capasso telefonate al numero 08 23 33 09 87. E allora noi proseguiamo con la prossima domanda. Noi ne abbiamo tantissime, però siamo, come ti dicevo, abbastanza curiosi di conoscerti e andiamo avanti. Allora, quindi partiamo dalle tue origini, Carmine, dalle tue origini artistiche. Quando hai iniziato a interessarti alla musica? Allora, premetto che mio padre e mia madre, Antonio e Simona, sono degli assidui ascoltatori di musica che va dal folk al rock, al jazz, al blues. E mio padre poi è un collezionista di dischi, tra l'altro è anche, ci tengo a dirlo, è il costruttore delle chitarre che utilizzo, che sono nei miei concerti e nei miei album. E tutto è nato praticamente da vedere mio padre che suonava la chitarra e io avevo 5-6 anni. Dopodiché ho iniziato a studiare musica nella scuola di musica di Falciano del Massico, il paese dove vivo, del professor Luigi Affinito. Lì ho iniziato a suonare il clarinetto fino all'età di 12 anni per poi passare allo studio autodidatta della chitarra, che poi comunque mi ha portato delle innumerevoli soddisfazioni musicali, vincendo comunque premi come miglior chitarrista solista. So che hai avuto anche delle collaborazioni importanti, quindi è giusto che sì, esatto. Sì, ho avuto collaborazioni con diversi artisti italiani, tra cui la più notevole è quella con Sasha, che ci tengo a salutare, ormai siamo più fratelli che amici. Sasha è stato il cantante dei Timoria per un bel po' di anni. Qualcuno magari ricorderà i Timoria come il gruppo dove ha militato Francesco Renga, tra l'altro adesso lo vedremo al Festival di Sanremo, e il gruppo storico di Omar Pedrini, che adesso sta sguazzando nelle radio italiane con un nuovo singolo. Sì. Sasha è stato il cantante che ha preso il posto di Renga e ha inciso con loro il singolo più famoso forse, che è Sole Spento. Io ero un fan di Sasha e mi sono ritrovato a condividere con lui il palco per 2 anni nella sua tournée da solista per il nuovo album. Ho capito. Carmine, ma hai qualcosa da raccontarci, qualche aneddoto in particolare per quanto riguarda il tuo percorso artistico, magari qualche particolarità, qualcosa anche da quando eri piccolo, magari come ti sei avvicinato, se c'è qualche episodio? Allora, diciamo che l'approccio alla chitarra è nato quando io ho iniziato ad ascoltare i Led Zeppelin, che ancora oggi è il mio gruppo preferito, e la chitarra di Jimmy Page, poi di Slash, dei Guns N' Roses. Ma so che ti piacciono tanto anche i Doors.
sono molto perché la voce che ti sta parlando è un grande amante dei Doors, quindi volevo appunto notare questa cosa. Poi ho visto che piacciono anche a te e mi fa piacere condividere questa. E so che recentemente sei stato anche a Parigi, non per visitare sono andato per coronare il sogno della mia donna. A Parigi sì. Abbiamo fatto questo San Valentino romano. Però approfittato anche per... Ne ho approfittato per andare a trovare Jim Morrison, è stato un qualche ora di lutto per me, però era un dovere andare lì a visitare Jim Morrison. Credo che per chiunque ama i Doors sia la priorità andare a Parigi proprio per visitare Jim. Esatto, sì. Carmine, intanto la canzone che abbiamo aperto in questa puntata, il suo nome qual è? Allora, la canzone di apertura è stata Fiabe. Forse scritta da te? Sì, tutti i brani sono composti da me e arrangiati da me. Cantautore? Sì, sono un cantautore. E ci tengo a precisare che il mio ultimo CD, risalente al 2012 adesso, è stato comunque un lavoro di gruppo fatto con i ragazzi che hanno inciso. Infatti ci tengo anche a salutare Ovidio, Franz e Costantino, che adesso si trova a Milano, che hanno lavorato con me a quest'album. Poi ci sono tante persone che hanno lavorato dietro le quinte, che sono, sono tantissime. Invito tutti a vedere comunque sul CD, lo troverete anche scritto su internet. E allora, prima di andare avanti con il prossimo brano, ti voglio domandare un'altra cosa. E allora, raggiungere un proprio stile musicale, la propria identità, quanto sia importante, credi quanto sia importante questa cosa? La mia formazione musicale, almeno per quanto mi riguarda, è in base a tutte le esperienze che ho avuto. Come prima ti dicevo, dietro le quinte sono nato, sono partito col metal, suonavo progressive metal e da lì poi ho trovato una mia identità come cantautore, perché sentivo l'esigenza di dovermi esprimere. Io già componevo delle poesie, scrivevo delle poesie e quindi ho, un po' come Jim Morrison, avevo la necessità di musicare queste poesie, sì, e trasformarle in canzoni. I miei testi non sono né troppo difficili da capire né troppo facili da capire, è una via di mezzo. Bisogna dargli la giusta interpretazione. La giusta interpretazione, che però molte volte affronto questo discorso anche con la mia ragazza, dicendo che lei pensa che io scriva canzoni d'amore per delle donne. Io non ho mai scritto una canzone d'amore, anche se lo sembrano. È mai riferito a una persona in particolare, io scrivo per delle cose che mi impressionano. No, mi è piaciuto il tuo riferimento con Jim Morrison, perché Jim Morrison, ho letto che praticamente la canzone, per esempio, The End, lui disse: dategli l'interpretazione che volete. Da parte mia non c'è una cosa diretta in cui posso affermare che ho dedicato questa determinata canzone per la tanta censurata di End. Di End, tantissima. Però, guarda, da questa cosa, diciamo, c'è questa similitudine che ti fa anche onore, no? Ma guarda, essere paragonato a Jim Morrison è un parolone. Beh, vabbè, nessuno può essere paragonato, anzi gli facciamo qualche saluto, perché dicono e speriamo che non sia morto, no? Io purtroppo lì la tomba c'è, spero che sia un omonimo. bravissimo. E allora andiamo avanti con la prossima canzone. Cosa vuoi farci ascoltare, Carmine? Ascoltiamo Fiabe di nuovo, per chi magari si è appena sintonizzato. Va bene, allora con noi Carmine Capasso ci fa ascoltare Fiabe. E intanto vi ricordiamo i numeri per interagire con noi, con Radio Gazzetta Web, con i vostri messaggi su WhatsApp. Contattateci tramite il numero 338 75 92 214, mentre per telefonare in diretta chiamate al numero 08 23 33 09 87. Carmine Capasso, Fiabe. Thank you.
sparse di qua e di là. Parole mai lette, azioni mai fatte. Ora so cos'è che mi prende e va. Pugni e schiaffi dentro il mio corpo, lesioni emotive, lo sguardo che avanza. Ora so chi è, parole rubate, discorsi interrotti, frasi già fatte. Lascia suonare il vento qui fuori, passerà del tempo. Ora so cos'è, fiabe nuove, coreografie, hai manipolato il teatro di questa vita mia. E allora era Carmen.